Italia delle giovani donne, viva l'e-commerce, ma non troppo, e ancora, mondiali di calcio, troppe emissioni. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. L'attivismo non conosce età. È per questo che esiste Prime Minister, una scuola di politica per giovani donne, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che vogliono dedicarsi alla vita civica. Le studentesse creano una vera e propria community che ha sedi in tutta Italia, che ha lo scopo di far conoscere e rafforzare le competenze delle ragazze. Noi di Pop Economy abbiamo parlato con Angela Laurenza, co-founder di Prime Minister. Prime Minister è una scuola di politica per giovani donne che coinvolge ragazze tra i 14 e i 19 anni. È cominciata con un'edizione pilota 3-4 anni fa dalla Sicilia per cercare di ispirare le giovani donne e far sì che loro occupino lo spazio politico futuro, anzi che lo ridisegnino insieme a noi, insieme alle loro compagne, sulla base dei loro bisogni e delle loro aspettative. È un percorso che si articola in 10 mesi, no? Una formazione sui temi della politica, l'ambiente, le tematiche sulla parità di genere, sui diritti, sulla istruzione, sulla cultura. Loro hanno una forte necessità di essere ascoltata. È uno dei temi principali che loro portano alla luce e che ovviamente coinvolge le nostre studentesse, ma in realtà i giovani in modo trasversale. Vorrebbero essere sicuramente più partecipi, avere dei collegamenti più diretti con le istituzioni, affinché chi poi ha il potere decisionale possa prendere tali decisioni tenendo in considerazione quelli che sono i loro bisogni. Ma quali sono i principali problemi delle nuove generazioni e quali i progetti portati avanti dalla scuola? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Pazzi per l'e-commerce e per il mondo digitale, o quasi. Secondo l'ultimo rapporto di Products Up, che ha analizzato gusti e aspettative dei consumatori, quando si tratta di esperienze ibride digitali, il 60% dei consumatori non ha nessun interesse ad acquistare beni virtuali. Con un boom del metaverso che dovrebbe raggiungere gli 800 miliardi nel 2024, è normale che le aziende cerchino di convincere i più dubbiosi. Le preferenze dei consumatori sembrano avere due parole chiave, accessibilità e sostenibilità. Il 70% tende ad evitare prodotti che non verranno riciclati. Ma proprio il 34% di questi afferma che queste informazioni di sostenibilità del materiale in vendita siano difficili da trovare. Insomma, non esistono più consumatori distratti e non basta una semplice etichetta per soddisfarli. E la generazione Z, quella ad essere più favorevole a chatbot, metaverso e QR code, mentre gli over 50 preferiscono ancora un contatto diretto con le aziende. Il dato più significativo è che i clienti non prediligono le esperienze virtuali rispetto a quelle reali, perché il 55% di loro vuole ancora andare in negozio. Tutti pazzi per il mondo virtuale, ma forse non così tanto da preferirlo a quello reale. I mondiali in Qatar non sono ancora iniziati, eppure fanno già discutere.
Nonostante le promesse di sostenibilità sul contenimento delle emissioni di carbonio, la realtà sembra essere molto diversa. Carbon Market Watch, l'organizzazione no profit ambientale che lavora con la manifestazione calcistica, ha annunciato che l'impatto climatico è significativo dopo la costruzione dei 7 nuovi stadi che ospiteranno le gare. Secondo le parole di questa organizzazione, le emissioni sono più del dovuto, o più di quanto promesso in precedenza. Per la precisione, i dati rivelano una quantità di emissioni di 8 volte superiore di quanto annunciato precedentemente dagli organizzatori. Ovviamente le critiche sono già state giudicate inappropriate dai vertici della manifestazione, un braccio di ferro in cui sembra rimetterci solo il nostro pianeta.